Era un po' che volevamo fare un video del genere, un po' diverso dal solito, più leggero, scorrevole, senza i soliti nomi di quote, reggimenti, battaglioni e date varie. Il tema che andremo a toccare oggi riguarda i miti e le leggende della Prima Guerra Mondiale. E trattandosi appunto di miti e leggende, questo in qualche modo implica che si tratti di fatti immaginari o comunque ingigantiti e distorti dalla mente dei soldati. Questo però, attenzione, non va a togliere l'importanza, perché per quanto una cosa possa essere falsa, nel momento in cui va ad influenzare, e anche pesantemente come vedremo, il morale della truppa e la propaganda, beh, anche in questi casi si sta parlando della storia che conta. Oggi ve ne racconteremo tre. E vi faremo capire quanto possano diventare potenti delle semplici voci di corridoio, tanto da arrivare ad influenzare, come vedremo nell'ultimo di questi tre miti, i fatti avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il primo mito che andremo a raccontarvi sembra fatto apposta per poter essere reinterpretato da qualche regista in un film dell'orrore. E ci racconta che in alcune zone del fronte, quando calava il buio, i soldati non avevano più paura del nemico, ma di quello che stava tra loro e il nemico, la No Man Land, la terra di nessuno, dove la leggenda vuole che si nascondessero i cosiddetti Wild Deserters, i disertori selvaggi, o meglio noti anche con il nome di disertori cannibali. Questa leggenda nacque nelle trincee francesi ed ebbe una diffusione capillare tra i soldati. Molti furono i diari pubblicati a partire dal dopoguerra dove si parlava di questi disertori cannibali. Alcuni li avevano visti, altri solo sentiti, e altri ancora approfittarono del mito per costruirci un romanzo. La leggenda vuole che si trattassero di soldati provenienti da quasi tutti i paesi belligeranti, francesi, tedeschi, italiani, australiani, divisi dalla bandiera, ma uniti sotto il legame del terrore. Uomini che disobbedivano alle autorità e andavano a nascondersi nella terra di nessuno, nelle trincee abbandonate e nei tunnel sottostanti ad esse, in profondità, nelle viscere della terra. Questi uomini, descritti come predoni primitivi, combattevano per la loro sopravvivenza. Uscivano solo di notte per depredare i cadaveri dei loro beni, scatolette alimentari, scarponi, armi, vestiti, tutto ciò che serviva per sopravvivere un giorno in più. Poi, come ogni leggenda, esistono molte varianti. La più agghiacciante arrivava ad affermare che questi uomini fossero soliti uccidere le vedette che si avventuravano nella terra di nessuno, per poi cibarsi delle loro carni. Con la fine della Grande Guerra, come normale che sia, iniziarono le prime pubblicazioni dei diari dei soldati al fronte. E fu proprio in uno di questi, edito nel 1920, che troviamo le prime informazioni su questo popolo fantasma. Il libro si chiama The Squadron di Arden Biaman. Siamo all'inizio del 1918, tra le fangose trincee della Somme, nel nord della Francia, quando Arden, arrivato da poco al fronte, vide svanire nel terreno due dozzine di soldati tedeschi. A quel punto, incredulo, decise di mandare una pattuglia a controllare cosa fosse successo, dove fossero finiti quei soldati. Ma un ufficiale, che conosceva bene quel tratto di fronte, lo fermò e gli spiegò che fra quelle trincee abbandonate, in mezzo ai cadaveri in putrefazione, vivesse un piccolo gruppo di disertori di ogni nazione. Anche Sir Osbert Sitwell, nella sua autobiografia, ricordando il giorno dell'armistizio, scrisse: «Per 4 lunghi anni, l'unico internazionalismo, se esisteva, era quello dei disertori di tutte le nazioni in guerra». Fuori legge, questi uomini vivevano in caverne e grotte sotto alcune parti della linea del fronte, vili ma disperati come i lazzaroni nell'antico regno di Napoli, o le bande di mendicanti e di cacciatori di conigli nei tempi dei Tudor, non riconoscendo alcun diritto e alcuna regola se non da loro stessi stabiliti. Uscivano, nelle loro tane segrete, dopo ogni battaglia, per derubare i morenti dei loro pochi averi. Ora, partendo dal presupposto che ogni mito conserva un fondo di verità, proviamo a trovare un filo logico anche in questo. Tralasciando i dettagli più spinti come le urla demoniache, il cannibalismo, eccetera, eccetera, proviamo
Proviamo a partire dai soldati, che magari nel corso di un assalto, dovendo scavalcare delle posizioni vecchie abbandonate per scampare a morte certa, decidessero di rifugiarsi al loro interno. Ecco, magari a quel punto, ad assalto finito, esplorando i cunicoli e le gallerie di queste posizioni abbandonate, incontrassero degli altri soldati, proprio come loro, solo dello schieramento diverso, che magari avevano fatto la stessa identica cosa la settimana prima, quando era toccato a loro andare all'assalto. E a quel punto viene da sé che l'unico modo per sopravvivere era quello di unirsi e collaborare, uscire insieme di notte dopo gli assalti per appropriarsi degli averi dei caduti. Ecco, queste sono solo fantasie, chiaro, però diciamo che a questo punto la faccenda, ridimensionata e vista da un altro punto di vista, potrebbe risultare quantomeno verosimile. Ora passiamo al secondo mito, che è addirittura più ironico e assurdo del primo. Qui siamo in pieno paranormale, eh? Se vi dicessimo che un intero contingente tedesco fu fermato da un esercito di angeli? Ci troviamo ancora nel fronte occidentale, più precisamente nella cittadina di Mons, in Belgio. La guerra è iniziata da pochissimo. Siamo nell'agosto del 1914. E la situazione per le truppe inglesi è molto critica. Sono riusciti a resistere a reiterati attacchi delle forze tedesche, comandate dal generale von Kluck, ma dopo quasi un mese di incessanti combattimenti sono allo stremo. Le loro fila si sono nettamente assottigliate e il morale è bassissimo. I tedeschi, al contrario, dispongono di forze 5 volte superiori e ormai sono quasi riusciti ad accerchiarli. Il destino di quel contingente è ormai certo. I tedeschi sono più di 21.000, mentre gli inglesi sono a malapena 5.000. Con un altro piccolo sforzo, i teutonici potrebbero metterli definitivamente KO. E invece? Contro ogni aspettativa, le truppe di Sua Maestà riuscirono a ripiegare più indietro, sul fronte della Marna, in quella che venne definita come la Grande Ritirata. A quel punto però nessuno riuscì a spiegarsi cosa fosse successo. Perché i tedeschi non sono avanzati? Gli sarebbe bastato così poco per metterci tutti fuori dai giochi. E poi il caldo e l'isteria generale fecero il resto. Iniziarono così le prime testimonianze di soldati convinti di aver visto un esercito di angeli battersi contro i tedeschi. D'altra parte, in un'Europa così profondamente religiosa, davanti a un fatto non spiegabile nell'immediato in maniera razionale, la risposta più ovvia era sempre quella della fede. In realtà questa vicenda sembrava dover rimanere una semplice voce di trincea, fino a che a qualcuno non venne in mente che in quella zona, 500 anni prima, durante la guerra dei cent'anni, l'esercito inglese sbaragliò quello francese nella battaglia di Azincourt. E a quel punto un giornalista di un importante quotidiano inglese, tale Arthur Machen, che peraltro era molto dedito al paranormale e all'occultismo, scrisse un articolo dove collegava i due eventi, sostenendo che furono proprio gli arcieri inglesi rimasti insepolti in quella battaglia a coprire l'esercito britannico durante la ritirata. E a dir la verità, però, lui ammise subito che si trattava di un articolo inventato e di fantasia, però ormai era troppo tardi. La Chiesa con i suoi cappellani militari e il governo britannico con il suo organo di propaganda pomparono la notizia per farla arrivare in ogni angolo del paese, in ogni trincea del fronte. D'altra parte, cosa c'era di meglio per il morale della truppa avere un esercito di angeli dalla propria parte, che tradotto significa dire Dio è con noi. In ogni caso, gli storici hanno dato una risposta decisamente più credibile e razionale a questa vicenda. L'immobilità dell'esercito tedesco fu motivata semplicemente dalla stanchezza. Anche loro erano stati sottoposti a pesanti marce e duri combattimenti in quei giorni e quindi, banalmente, non avevano più la forza di andare avanti. E ora arriviamo all'ultima leggenda, che come vedrete avrà degli importanti collegamenti con i crimini compiuti dalla Germania nazista. Questa leggenda, infatti, ebbe una forza propagandistica così potente da farla resistere a due guerre mondiali. Ora, come nacque di preciso, è difficile stabilirlo. Fatto sta che già dalla primavera del 15 iniziarono a circolare voci che i tedeschi avessero delle vere e proprie fabbriche di cadaveri.
Per molto tempo rimasero solo dicerie, fino a luglio del 1917, quando uscì un articolo in un giornale locale tedesco che fece scoppiare la tempesta perfetta. Questo articolo, infatti, riportava le lamentele dei residenti della zona che da tempo avvertivano un forte odore proveniente dalla vicina fabbrica, dove si trasformavano i cosiddetti cadaver. E a quel punto il servizio inglese di propaganda non poté fare a meno di giocare sull'assonanza tra la parola inglese cadaver e quella tedesca cadaver, che si distinguono solo per una lettera, dove nel primo caso si fa riferimento a dei corpi umani, mentre nel secondo a delle semplici carcasse animali. Questa fabbrica, infatti, la KVA, era specializzata nel riciclo delle carcasse animali per la produzione di olio per armi e sapone. La notizia in breve tempo ebbe una risonanza incredibile. Tutti i giornali d'Europa e non solo ne parlavano. Si trattava anche in questo caso della nuova e potentissima arma della propaganda. A guerra finita, nel 1925, il generale John Carteris rilasciò un'intervista al New York Times, dove ammise candidamente che si era trattata di una bufala costruita ad hoc per influenzare la posizione della Cina, che da poco era diventata una repubblica, e che gli inglesi speravano di tirare dalla loro parte, facendo leva sul tradizionale rispetto asiatico per le spoglie dei morti. Tuttavia gli inglesi, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, pagarono molto caro lo scotto di tutte le bufale che si erano inventati. Il Reich, infatti, utilizzò questa vecchia storia e molte altre a dimostrazione della falsità di nemici, che ancora una volta erano intenti a diffamarli. E forse fu anche a causa della similitudine fra queste fabbriche della morte e i forni crematori di campi di concentramento che le voci su questi luoghi di sterminio non vennero prese sul serio fin da subito. Bene, prima di salutarci vi ricordiamo di mettere like e di iscrivervi al canale, visto che dalle analitiche ci risulta che il 95% di voi che guarda i nostri video non è iscritta. È un piccolo gesto che non vi costa nulla, però per noi fa veramente la differenza. Inoltre, se il nostro progetto vi piace, potete supportarci direttamente abbonandovi con meno di 3 euro dalla scheda dedicata che trovate sul nostro profilo. Grazie a chiunque è arrivato fino a qua, al prossimo video!